Mio sogno che si realizza, oh, che bellezza ragazzi, guarda, veramente sono la persona più felice in questo momento. Guardate che vista! Marcella è in Italia da 25 anni, è una mamma single e finalmente è diventata assegnataria di un alloggio popolare. Per me rappresenta un sogno da una vita, una conquista che sinceramente non me l'aspettavo più, è stata, diciamo, un regalo. È un sogno che si realizza veramente per me e per mia figlia, essendo una mamma single. Cresce una figlia da sola, avere una casa dopo tanto sacrificio, ragazzi. Non sono l'unica, ci sono tantissimi, però per me è un sogno. Questo per me è un sogno. Siamo nella zona di via Carlo Pisacane, ad Arezzo, in tutto 15 le famiglie che trascorreranno il Natale nella loro nuova casa. Casagli, Patricia! Ciao, eccola. Molto piacere! Prego. Una bella emozione dopo tanti anni di sacrifici, pagando un affitto pesante, perché essendo una famiglia numerosa di 4 figli più moglie, è arrivato anche questo momento, diciamo, di risparmiare un pochino e fare una vita un pochino più decente. Quanto è grande questa famiglia? 4 figli, 17, 14, 8 e 6. Quindi sarà un Natale più sereno? Sarà come una festa un pochino più serena? Sì. Questo edificio non è allacciato alla rete del metano, quindi è alimentato esclusivamente con corrente elettrica. Una parte di questa energia viene prodotta dall'edificio stesso. Ha delle caratteristiche elevatissime, quindi diciamo che la dispersione energetica è minima, quindi ci vuole pochissimo per scaldare o raffreddare un ambiente come questo, e quindi sicuramente i cittadini avranno bollette molto 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 meno care di quelle che troviamo noi. Lei è anche un ingegnere, dal punto di vista proprio anche di come è andato, insomma, al di là della problematica burocratica, ma questo può essere il futuro dell'edilizia popolare? Sì, assolutamente sì, anche perché dimostra che è anche economico costruire in questa maniera. Purtroppo non ci hanno dato la possibilità di farlo tutto di legno come l'architetto aveva previsto di fare, perché sarebbe stato il primo e in quel momento anche unico edificio di 3 piani, se non ricordo male, fatto in Toscana. Negli Stati Uniti li fanno di 5 piani di legno, quindi non è una tecnologia che non si può usare, si può usare. In realtà qui è stato precluso questo utilizzo e quindi sono state trovate soluzioni diverse. Però lo potete vedere da voi, insomma, è una casa tecnologica nuova ed è sicuramente il futuro delle case popolari, ma non solo di quelle popolari, probabilmente delle nuove abitazioni. L'emergenza casa però ad Arezzo morde tanto, e cosa si può fare? Questa è una prima risposta, no? E si va avanti per questa strada, certamente probabilmente con nuove acquisizioni, con nuovi sistemi di messa in sicurezza di case che oggi non sono abitabili per altri problemi. Bisogna investire, e il tema è soltanto quello degli investimenti e dell'efficacia degli investimenti. Allora, gli investimenti, le amministrazioni sane come la nostra riescono a produrli. Il risultato che questi investimenti possono produrre nel tempo è frenato dal pacchetto burocratico che è il nostro cancro.